Oggi vi parliamo della Gaura, lo facciamo qui da Vivai Prima Verde di Acilia in compagnia della nostra esperta paesaggista Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, allora che dire della Gaura? Allora, la gaura è un erbace a portamento arbustivo, cespuglioso, quindi vedete fa questa sorta di ciuffo, questi sono nuovi getti, quindi è comunque perenne e in inverno diciamo che siccome è bene a inizio inverno potarla a 20 cm dal suolo, diciamo che non mantiene proprio l'aspetto anche nel giardino invernale, però poi durante tutta la bella stagione, quindi fra un po' e fino all'inizio dell'autunno, ci regalerà una splendida fioritura, fa tutti i fiorellini dal bianco al rosa, poi a seconda delle varietà, ed è veramente una bellissima pianta. Proviene dagli Stati Uniti meridionali, nord del Messico, grosso modo, dove cresce praticamente nelle praterie molto soleggiate, quindi anche nei nostri giardini dobbiamo garantirgli un'esposizione molto luminosa. Vedete anche insomma questa colorazione rossiccia delle foglie, che comunque è una varietà un po' più rossa, però diciamo che ci dice anche che è una pianta abituata a stare al sole. Vuole terreni anche molto ben drenati, quindi non sopporta ristagni idrici ed è perfetta per un giardino, ad esempio, a bassa esigenza idrica proprio. Ci regala appunto queste splendide fioriture, non richiede particolari cure se non appunto questa potatura a inizio inverno e chiaramente insomma le irrigazioni, anche se appunto abbiamo detto che resiste anche la siccità, però se la vogliamo mantenere comunque vigorosa e piena di foglie e fiori. Garantiamogliele quando il terreno è completamente asciutto. Concimazioni regolari, nel senso 2 volte l'anno è più che sufficiente, e per il resto, Che dimensioni può raggiungere? beh, anche molto grandi. Poi ci sono diverse varietà che rimangono più o meno compatte, ma può arrivare addirittura a 1 metro in piena terra, quindi comunque una pianta piuttosto vigorosa. Le varietà più piccole chiaramente si contengono e forse sono anche quelle più adatte ai vasi, però possiamo tenere anche lei in un vaso molto grande, ad esempio in un terrazzo. È comunque una pianta molto bella. E mi dicevi della potatura che si va, è drastica, giusto? Beh, sì, diciamo che si lasciano 20 centimetri a partire dal suolo, quindi è Ah. piuttosto drastica, in maniera che la pianta comunque sia ringiovanita, diciamo, e quindi si mantenga anche compatta, perché se la lasciamo crescere naturalmente come farebbe da sola, chiaramente questo grosso arbusto magari diventerebbe anche un po' scomposto. In realtà a me piace anche molto l'aspetto naturale, quindi se avete un grande giardino e non vi interessa dare proprio una forma così precisa, lasciatela crescere Si può lasciare andare. spontaneamente. Sì. Va bene. Ringraziamo Francesca per questa bella spiegazione. Come sempre, un bel pollice all'insù, spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!